ragazze, benvenute in un nuovissimo i video. Oh my god. Ciao ragazze, benvenute in un nuovissimo video. Il video di oggi sarà un video haul, un piccolo video haul di make up. Era da tantissimo tempo che non acquistavo make up, insomma, lo sapete perché nel mio canale non vedete più video make up, dato che non ne acquisto più, ma acquisto solamente le cose di cui ho bisogno, le cose che termino. Detto questo, se non siete iscritte al canale, iscrivetevi e seguitemi su Instagram. Mi raccomando, ricordatevi di attivare la campanellina per le benedette notifiche. Detto questo, io direi di iniziare subito con il mio haul. Allora, ho terminato il correttore, il mascara sopracciglia, avevo terminato un po' di cose e avevo appunto bisogno di fare rifornimento. Essenzialmente le cose che ho preso sono le cose che mi servivano, le ho prese da Astra, dal sito di Astra, ed è Astra è un marchio con cui personalmente io mi trovo molto bene per alcuni prodotti. Quindi i prodotti che vi farò vedere oggi sono praticamente i miei must have di Astra. Allora, parto subito con mostrarvi il correttore che utilizzo io, che è l'Astra Long Stay Concealer, ed è questo qui nella tonalità numero 05. Questa è la tonalità che prendo io, perché insomma va bene per il mio colorito, è una tonalità abbastanza sul giallo. Avrei voluto prendere quello un po' più scuro, però non mi fidavo, avevo paura che il colore fosse sul rosato, quindi io sono sempre molto cauta quando si tratta di acquistare correttori o fondotinta in internet, perché purtroppo ho bisogno di un colore con un sottotono giallo, quindi di un colore con un sottotono caldo. In questo caso con questo mi trovo benissimo, lo conoscete già perché l'avete visto altre mille volte nel mio canale, lui è diventato assolutissimamente il mio correttore preferito perché mi dura tutto il giorno, non lo devo settare con la cipria, cosa che io odio. Mi piace l'effetto che ha perché rimane comunque opaco ma luminoso e dura davvero tantissime ore. Io la sera quando lo vado a struccare, sebbene comunque anche adesso sia caldo, insomma il correttore si strucca, ce n'è ancora molto sul viso. Quindi questo primo acquisto necessario. Un altro must have, anzi altri due must have del mio beauty sono i mascara Astra che io amo, di questa linea qui. Allora, ho preso sia l'Eye Volumizing Mascara Waterproof sia l'Eye Tech Extension Mascara Long Lasting. Questo qui è il Luxurious Length, mentre questo è il Sexy Volume o Sexy Volume, non so come si legga, ma credo si legga Sexy Volume. Li amo entrambi, sono i miei mascara preferiti. Questo allunga tantissimo le ciglia, le allunga e dà un sacco di volume. Questo mi piace perché allunga un po' meno, dà volume, però è waterproof. In ogni caso, anche questo che non è waterproof tiene tutto il giorno e alla sera si strucca velocemente. Tra i due io preferisco questo perché si strucca più velocemente e dura comunque tutto il giorno. Comunque sono fantastici, provateli. Hanno degli scovolini che io ora non li voglio aprire, perché sì, questo sì ve lo apro perché lo andrò ad utilizzare domani, ma l'altro non ve lo voglio aprire perché mi deve rimanere intatto. Comunque hanno degli scovolini piccoli, perfetti se come me avete poche ciglia, le avete corte, non vi sporcate, o perlomeno io non mi sporco. Ultimo acquisto fatto da Astra è il mascara sopracciglia ed è l'Astra Eyebrow Lover Mascara, è questo qui,
E io con questo mi trovo divinamente, lo utilizzo per le sopracciglia. Quando ci sono quei giorni che decido di non truccarmi, perché ci sono giorni in cui non mi trucco, io vado a mettere solo questo, mi dà un po' di colore e mi dà, insomma, un po' mi pettina un po' bene le sopracciglia, mi trovo bene, mi piace e dura tutto il giorno, anche se non è waterproof. Con gli acquisti di cui abbiamo bisogno, questo sarà un video haul molto molto breve, con gli acquisti di cui avevo bisogno abbiamo terminato. Volevo un rossetto a lunga tenuta, arancione, aranciato, perché mi piace tantissimo e trovo che mi stia molto bene, perché col discorso che ho la pelle calda, prediligo i rossetti con sottotoni caldi. Quindi ho deciso di acquistare appunto un nuovo rossetto e sono andata sul sito di Wycon perché io mi trovo molto molto bene con i loro rossetti che sono i Long Lasting Liquid Lipstick. Questi qui io li amo, costano poco, costano 6 euro e qualcosa, credo 5,90 euro. Bene, sono andata nel loro sito, erano in offerta a 4,90 l'uno e ne ho presi tre semplicemente perché per non pagare la spedizione, perché se arrivate a 15 euro non pagate la spedizione. Quello giorno erano in offerta, quindi ho deciso di prenderne tre. Ho acquistato il numero 14, che è il Crazy Orange, ed è questo qui. Ve lo swatcho anche sulla mano, ve lo faccio vedere così capite. Questo è un colore bellissimo ed è un rosso arancione. Spero si veda bene, che i colori rendano. Comunque questo è un bel rosso aranciato che mi piace tantissimo. È un arancio caldo, insomma, lo definirei più un rosso aranciato più che un arancione. Ne ho preso un altro che è molto simile, ma non importa. Si chiama Red Aperitif o Aperitif, non lo so come si legga, ed è il numero 52 ed è questo qui. Anche questo è un rosso ed anche questo è un rosso aranciato. Si assomigliano moltissimo. Allora, il primo, quello sopra, è più un rosso. È un rosso un po' più chiaro, un po' più arancione. Questo è più rosso e meno arancione. Però mi piacciono tantissimo entrambi. Cioè, diciamo che non è che si veda poi tutta questa differenza, c'è differenza, non è lo stesso colore, questo sì, però insomma, questi sono i colori e mi piacciono tantissimo. I rossetti di Wycon sono tra i miei rossetti preferiti assieme a quelli di Astra e a quelli di Sephora, devo dire che sono molto buoni. L'ultimo colore che ho acquistato è anche quello che indosso oggi ed è il numero 06 ed è praticamente il mio colore di labbra. Semplicemente me le va ad uniformare, quindi è il rossetto veramente da tutti, tutti, tutti i giorni. Questo credo si chiami Nude qualcosa. Adesso ve lo mostro. È veramente, io quando l'ho messo, si chiama Nude, quando l'ho messo ho detto ma l'ho messo, non l'ho messo, ce l'ho su anche adesso ed è esattamente il colore delle mie labbra, cioè vi giuro cambia pochissimo dal colore delle mie labbra, le va solo e semplicemente ad uniformare, quindi è perfetto, perfetto per tutti, tutti i giorni. E devo dire che insomma mi piace veramente tanto. Come tenuta questi rossetti sono molto buoni, ma la cosa che io amo di questi rossetti è il fatto che siano
super mega iper confortevoli sulle labbra, non si sentono, sono sottili e non danno veramente fastidio, non seccano le labbra come tanti altri rossetti. Credo all'interno contengano degli olietti, qualcosa, perché se vedete fanno fatica. Cioè, non si asciugano proprio subito, hanno bisogno di 5 minuti per asciugarsi. Una volta asciutti diventano opachi. Vedete, il primo che ho steso è diventato opaco. Io li amo, mi piacciono tantissimo. Questi sono veramente dei prodotti che vi straconsiglio, anche se in generale io vi consiglio tutti i prodotti che vi ho mostrato oggi perché sono davvero prodotti fantastici. Come vedete, non ho acquistato make-up così, è da tantissimo che non prendo una palette perché utilizzo poco gli ombretti, non mi trucco quasi più gli occhi. Il mio stile rispetto ad una volta è cambiato molto, mi piacciono molto di più il trucco acqua e sapone, ma non vi nego che quando esco, magari anche solo con il mascara, mettere un bel rossetto rosso a me piace tanto e mi fa sentire, insomma, bene e a posto. Questo, ragazzi, era tutto. Spero che questo breve video vi abbia, insomma, tenuto un po' di compagnia, vi abbia fatto compagnia, vi abbia fatto piacere. Io, come sempre, vi invito a lasciare un bel like se il video vi è piaciuto. Vi mando un grandissimo abbraccio e, come sempre, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao.